Buonasera signor Vacis, che ruolo può avere secondo lei la cultura nel generare valore economico e sociale? La cultura è fondamentale perché sta alla base di tutte le esperienze. Dentro al produrre birra c'è una cultura, c'è una sapienza. Dentro al recuperare monumenti storici c'è una profondissima cultura. Quindi non dobbiamo pensare soltanto alla cultura come spettacolo, che pure ha il suo valore, però è molto importante la cultura come sapienza e poi è importante la cultura oggi intesa come cura della persona. Credo che sempre più la bellezza sia inclusione e non più soltanto creazione di forme. Come è possibile armonizzare la giustizia sociale con la libertà di mercato? La giustizia sociale e la libertà di mercato sono è una questione naturalmente che ha a che fare con scelte economiche, politiche. Naturalmente il punto di incontro penso che possa essere in una consapevolezza delle proprie necessità, cioè accumulare ricchezza ad un certo punto diventa inutile e dannoso. Questo è una questione culturale, bisogna che le persone capiscano che più di tanto è inutile accumulare. E quindi nel momento in cui si capisce questo forse si riesce a ritrovare un po' di giustizia sociale. Giustamente. E in base alla sua esperienza architetturale e teatrale, date le molte strutture inutilizzate ma per la cui costruzione comunque è stato speso del denaro pubblico, si potrebbero riqualificarle con attività culturali, ad esempio promuovendo in questi luoghi delle attività teatrali o qualunque altro genere di attività culturale? Sì, questo con il declino dell'industria, quindi con la liberazione di moltissimi spazi che un tempo erano industriali, fabbriche, vecchie fabbriche per esempio, è già accaduto. Molti di questi spazi in Europa sono riadattati a teatro, sono riadattati a sale per attività comuni. Io credo che questo sia sempre molto utile ed importante. Credo però che nello stesso tempo il teatro in particolare sia sempre meno spettacolo e sempre più attività di cura della persona, dove per attività di cura della persona intendo quelle attività che permettono di essere presenti a se stessi, di avere consapevolezza di sé. E quindi lo spazio non è più qualcuno che sta seduto di fronte a qualcuno che parla, il teatro permette di ascoltare chi sta ascoltando. E allora credo che si debba approfondire questo aspetto del teatro, il futuro è questo e quindi anche gli spazi saranno diversi. Ma c'è una grande abbondanza di residui industriali, quindi là comunque secondo me bisogna pensare a delle attività artigianali, ritornare a lavorare con le mani. Esattamente, la ringrazio. Grazie a voi.